Giulia De Lellis, la mancata vittoria al Grande Fratello VIP? Non è dipesa dalle bimbe ma da situazioni in merito alle quali non voglio entrare. Giulia De Lellis torna a parlare della mancata vittoria al Grande Fratello VIP. Giulia De Lellis è tornata a parlare del Grande Fratello VIP e della vittoria di Daniele Bossari. Una vittoria che secondo molti doveva andare alla fidanzata di Andrea Damante che però, contro ogni pronostico, non è andata oltre il quarto posto. Una situazione sorprendente per il pubblico ma per la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha tenuto a precisare che la colpa della sua sconfitta non è da attribuire alle bimbe, le fidate fan che l'hanno sempre supportata all'interno della casa di Cinecittà. Giulia, in un'intervista rilasciata a Fanpage, ha parlato di situazioni strane e ha svelato un retroscena inedito. La sera della finale del programma tutte le sue pagine sono state improvvisamente chiuse. Le ultime dichiarazioni di Giulia sul reality show vinto da Bossari. La mancata vittoria al GF non credo sia dipesa dalle bimbe, ma da altre situazioni in merito alle quali non voglio entrare, ha rivelato l'ormai ex Geffina. Giulia ha inoltre raccontato un aneddoto mai svelato fino ad oggi, non è chiaro nemmeno a me, ma penso non dipenda dal fatto che le bimbe non siano state potenti, anche perché quella sera tutte le mie fanpage furono chiuse, compresa quella delle bambine. Nonostante tutto, la De Lellis è felice del suo percorso, che l'ha portata a crescere e maturare. Ma pure a conoscere nuove persone, come la splendida amica Ivana Mrazova, con la quale il legame non si è di certo rotto dopo la fine del Grande Fratello. Hanno provato in tutti i modi a sporcarmi, ma non ci sono riusciti, ha sentenziato Giulia. Giulia De Lellis non si considera un'esperta di tendenze. Nell'ultima intervista rilasciata ai media, Giulia De Lellis ci ha tenuto a precisare di non considerarsi un'esperta di tendenza. Quel nome le è stato affibbiato, non lo ha scelto personalmente. Io sono una influencer, lavoro sui social. Non dico che basti questo per essere considerata una VIP, ma evidentemente è bastato visto che sono entrata in quella casa e ci sono rimasta per 80 giorni, ha puntualizzato la romana.